prosegue l'impegno a difesa della sanità pubblica della CGIL Area Vasta di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia, insieme a SPI CGIL ed FPI CGIL, attraverso i presidi organizzati nei pressi delle principali strutture sanitarie ospedaliere dell'area centrale della regione. Il presidio ha fatto tappa anche nel piazzale del policlinico dell'azienda ospedaliera universitaria d'Ulbecco per chiedere, tra l'altro, investimenti sul personale sanitario con un piano di assunzioni e formazione, il riadeguamento della rete ospedaliera, la riduzione dei tempi di attesa, il contrasto all'esternalizzazione e alla privatizzazione. Una sanità pubblica, una sanità che dia risposta ai cittadini e alle cittadine calabresi. Un servizio sanitario che deve garantire quei diritti che oggi vengono denegati, a partire comunque dalle cose che stiamo dicendo da tempo, quindi chiediamo al commissario Occhiuto di dare seguito a quelle che comunque sono sia gli impegni che ha intrapreso con le organizzazioni sindacali per quanto riguarda l'istituzione di quei tavoli provinciali con le aziende sanitarie e le ASP, per capire un attimino come siamo messi sia in termini di organici, che purtroppo ancora ad oggi registriamo una carenza che sta mettendo in difficoltà l'assistenza ai cittadini. L'iniziativa ha avuto anche lo scopo di raccogliere firme per la presentazione dei quesiti referendari promossi dalla CGIL. A livello nazionale abbiamo già raggiunto e superato, siamo intorno alle 580.000 firme, e a livello calabrese in 40 giorni di raccolta siamo intorno alle 20.000 firme. Per cui c'è una buona risposta di sostegno ai quesiti referendari e dobbiamo notare che laddove ci sono i banchetti, anche nelle nostre sedi, c'è voglia di firmare e voglia anche di partecipazione rispetto a questa campagna che la CGIL sta portando avanti.